Tutte le notizie anime e manga della settimana. Partiamo dall'anime news. Nuova immagine promozionale e nuovo video promozionale per la seconda stagione di Oshinoko. Non vedo l'ora di vederla. Uscirà a luglio di quest'anno. In particolare inizierà il 3 luglio. Sono anche state rilasciate queste due character visual di Oshinoko, sempre della seconda stagione. Trattandosi di un anime che mi interessa molto, alla fine del video vedete anche la reaction al trailer. Rilasciato un teaser trailer per il film The Eminence in Shadow Lost Echoes. Anche per questo film ho un hype smisurato, soprattutto dopo aver visto la seconda stagione dell'anime, che si era conclusa davvero sul più bello. Nonostante sia arrivato questo trailer, purtroppo non abbiamo ancora una data d'uscita, ma di sicuro dovrebbe uscire quest'anno. Rilasciato un trailer per la quinta stagione di Danmachi, che inizierà ad autunno. È stato ufficialmente annunciato un sequel dell'anime di Mashle. Non sappiamo se sarà una terza stagione o un film, ma dovrebbe essere una terza stagione. Ed è stato annunciato tramite un breve video promozionale. Nuova key visual per l'anime di Fairy Tail 100 Years Quest, in uscita il 7 luglio. Quanti di voi sono curiosi di vederlo? Io purtroppo non ho più molto interesse oramai per Fairy Tail. Quando ero più piccolino lo guardavo spesso e l'ho finito tutto quanto, però ad oggi non credo proprio di avere tanta voglia di reimmergermi in questo mondo. È stata annunciata una nuova serie animata dedicata a Ghost in the Shell, che arriverà nel 2026 e se ne occuperà lo studio Science Saru. È un progetto molto ambizioso. Nello scorso anime news era un leak, ma adesso è diventato realtà. È stato infatti ufficialmente annunciato l'anime di L'estate in cui Icaro è morto. E avevamo anche parlato di un corto animato di Genshin Impact che è stato ufficialmente rilasciato, lo trovate su YouTube, è molto bello. Ed è stato realizzato da studio Ufotable, si nota moltissimo. E ancora è stato ufficialmente annunciato l'adattamento animato di Sakamoto Days, con questa bella immagine promozionale e non solo, è uscito anche un breve video promozionale. Quanti bei annunci! Il film My Only Girl è disponibile su Netflix. Onestamente non so come sia, non l'ho ancora visto, alcuni mi dicono che dovrebbe essere un semplice film anime abbastanza classico, in effetti non sembra essere nulla di particolarmente innovativo, ma magari per passare una notte nel chill potrebbe fare al caso vostro. La produzione del film di My Hero Academia You Are Next è stata completata e sappiamo che il film durerà 1 ora e 50 minuti. Rivelata una nuova locandina per l'anime di Urusei Yatsura, la nuova serie di Lamu che sta per concludersi, mancano soltanto 4 episodi. Devo ancora vedere la seconda stagione, però secondo me questo è davvero un ottimo reboot di una serie molto vecchia, soprattutto artisticamente mi piace un botto. Rilasciato un nuovo trailer dell'anime di Data Live 5, che è già in corso e sta per concludersi. Stando ad un dominio web appena registrato, il manga Gachi Akuta dovrebbe ricevere un adattamento animato a breve. Insomma, è un leak che però a brevissimo diventerà una notizia ufficiale. La Cina, molto conosciuta per le sue folli censure sugli anime, ha svolto una magnifica censura nell'anime di Villain Saga 2, rimuovendo totalmente una ragazza nuda in questa scena che poi in realtà neanche si vedeva nuda nell'anime. Complimenti ai cinesi, come sempre. E passiamo ora a scandali news. Stavo quasi per dimenticarmene, ma come sapete ogni settimana puntualmente arriva qualche scandalo dal Giappone e solitamente riguarda sempre figure che ci riguardano. Innanzitutto uno dei migliori animatori di Studio Shaft, Hiroto Nagata, ha parlato delle terribili condizioni di lavoro che vi sono all'interno dello studio e ha iniziato a dire che piangeva mentre lavorava, che non ce la faceva più, che se non avrebbe continuato a lavorare duramente sarebbe stato eliminato, che continuavano a dare dei lavori all'ultimo minuto impossibili da fare in così poco tempo, insomma una marea di problemi. Tutto ciò per farvi capire che non è solo Studio Mappa lo studio incriminato che tratta male i propri dipendenti, ma è tutto il mondo lavorativo in Giappone. Si lavora troppo, è una cosa che sappiamo bene, e si muore anche di troppo lavoro. Anche gli anime spesso criticano questa cosa. Quindi Studio Mappa era solo uno dei tanti, uno dei primi che ha fatto uscire fuori tutte queste brutte notizie, ma poi, come vedete, pian piano arrivano notizie anche dagli altri studi. E poi un noto doppiatore, anche abbastanza anziano, Toru Furuya, conosciuto per alcune voci come ad esempio Yamcha di Dragon Ball o Amuro di Gundam, insomma una voce storica molto importante, beh, sappiamo che questo incredibile doppiatore è stato accusato di violenza domestica su una fan. E ci sono anche qui 1000 comunicati, 1000 interviste sia alla fan sia a lui, in cui si parla del fatto che l'ha trattata male, le ha fatto delle brutte cose. Lei però, essendo una fan, non ha mai parlato di questa cosa in pubblico, soltanto ad un certo punto ha deciso di farlo perché si era arrivati troppo oltre. E diciamo che alla fine il doppiatore ha anche confermato ciò che ha fatto, anche se ha negato tutta questa violenza. È anche pronto a ricevere tutte le belle sanzioni del caso, non sappiamo cosa gli accadrà, però ragazzi, come vedete, in Giappone succedono sempre queste belle cose. Mamma mia, ma perché ci piace così tanto sto paese? Io non riesco a capire, non lo so. Tanto a settembre ci ritorno. Da turisti vi giuro che è incredibile, poi magari se andiamo
a scavare nella società e i problemi escono fuori, anche troppi. E passiamo adesso a Manga News. Il manga di Undead Unluck sarà in pausa questa settimana a causa di alcuni problemi di salute dell'autore. Sarà in pausa questa settimana anche il manga di Jujutsu Kaisen, dopo il folle capitolo di settimana scorsa. Il manga di Berserk sarà in pausa il 14 giugno e One Piece sarà in pausa settimana prossima. Insomma, oramai questa sezione manga è dedicata soltanto a parlare di pause dei manga. E mi raccomando, se dovete comprare manga, figure e gadget giapponesi, passate su Mangaio e non dimenticate il codice sconto Arcanthos per il 5% di sconto. E per concludere passiamo a Figure News. A marzo del 2025 arriverà questa figure incredibile di Marin Kitagawa di My Dress Up Darling. Costerà 158 euro, esclusi tutti i costi di importazione. Ma è veramente una bomba, eh? Nuove figure di Asuna e di Kirito di Sword Art Online Progressive. Entrambe costeranno 115 euro e arriveranno a maggio 2025. Nuova figure di Kogami di Psycho Pass. Costerà 46 euro e arriverà a novembre. Nuova figure bellissima questa di Itori Goto di Bocci the Rock, che costerà 112 euro e uscirà ad agosto. Novità anche per Summertime Rendering. Abbiamo questa Ushio Kofune e Shinpei, al costo di 98 euro ciascuna. Usciranno a gennaio. E infine, come sempre, abbiamo novità di Kaiju No. 8. Veramente sto anime lo stanno pompando tantissimo e stanno uscendo di continuo nuove figure. Qui ne abbiamo una proprio dedicata allo scorso episodio, lo sconto tra Kaiju No. 8 e Kaiju No. 9, che costerà 35 euro ed uscirà a gennaio. Prima di chiudere il video vediamo qualche trailer. Questo è il trailer di Sakamoto Days. Non ho letto il manga, ma me ne parlano molto molto bene. Sakamoto Taro. Molto epico, ma anche divertente. Ah, ma è diventato così lui? In effetti io vedevo sempre lui nelle immagini di copertina. Cioè che prima era così, oppure sono due personaggi diversi. Ma non ci sono i sottotitoli, quindi... ha uno stile grafico simpatico. Molto dinamico, ma non a livello di animazioni. Non è che ci siano tantissime animazioni, però è dinamico. Sakamoto Days. Beh, dovrebbe essere divertente comunque. Vabbè, parleremo della trama e di tutti gli altri dettagli un po' più in là, tanto manca ancora tantissimo per la sua uscita. Come prime impressioni sembra molto divertente. Il manga è molto popolare. Ripeto, non so assolutamente niente. Trailer di Oshinoko. O parlano troppo in questi trailer, però mannaggia. Akane, mamma quanto è bella qua. Perché sono colorati proprio loro che conosciamo? Sa tipo questo che sta giudicando quello che devono fare. I provini. Mamma che buona cana qua. Mi hanno detto che non è un arco narrativo troppo appassionante questo. Ma la musica? Non è proprio un tipo di musica che mi aspettavo da Oshinoko. Poi non so se questa è l'ending o l'opening. Non torna Yoasobi per l'opening? Dio, ma chi sono questi personaggi? Sono un'acqua. Bastardo. Secondo me questa è tipo la ending. Ui ui, che è sta roba? Figa queste scene. Fighe. Ah, loro che si trasformano. Cioè, che diventano quei personaggi che reciteranno. Trailer che crea un po' di hype. Molto normale, però. Trailer di The Eminence in Shadow, Lost Echoes. Tantissimo hype per questo film. Ah, qui abbiamo la spiegazione che c'era stata nell'ultimo episodio, relativa a tutto quello che non sapevamo. Ma in che senso sto facendo tipo l'insegnante? Oddio mio. Qua però ci voleva... ci volevano i sottotitoli. Oh, la musica che parte. Che cazzo sta facendo Sid? È palesemente lui perché la musica è sua. Ma che cazzo. Madonna, che cazzo. È un trip? Assurdo. Umaiwa. Raga, vabbè, ci servivano i sottotitoli. Però si capisce che è un casino sto film a livello proprio di robe di viaggi temporali, universi differenti. Ma sarà una bomba, secondo me. Però non c'è ancora una maledetta data. Detto questo, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace in tal caso. Seguitemi sui vari social e noi ci vediamo alla prossima.